Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Federica Panicucci ha vissuto un dramma all'estero mentre è stata in vacanza con il suo compagno Marco Bacini. Ecco cosa è accaduto. Federica Panicucci è una conduttrice televisiva che durante le mattine informa tutti gli italiani dei vari argomenti di cronaca e di attualità mettendoli al corrente di quello che accade in Italia e nel mondo. La donna però è molto legata alla sua valigia e ai suoi indumenti, come abbiamo potuto vedere nell'ultima edizione di Scherzi a parte andata in onda nel 2021 e in replica nel 2022 condotta da Enrico Papi. Federica Panicucci, la tragedia in vacanza. Quello che è stato fatto come uno scherzo alla fine è diventato realtà, facendo passare alla Panicucci e al suo compagno Marco un bruttissimo momento all'estero senza avere nulla da indossare. Nello scherzo di Scherzi a parte, con la complicità di suo marito, la redazione del programma venendo a conoscenza del fatto che la conduttrice tiene molto alla sua valigia e a quello che ci mette al suo interno, sostituì la sua con quella di un'altra donna. Durante lo scherzo, Federica, nervosa del fatto che le avevano perso la valigia e non arrivava, si ritrova con una molto simile però di un'altra donna che la accusa di averle rubato il contenuto. Questa volta qualcosa di simile è realmente accaduto alla Panicucci, però in maniera un po' diversa, costringendola ad indossare gli stessi abiti per un giorno intero senza avere possibilità di cambiarsi. La conduttrice ha voluto passare le sue vacanze alle Maldive, nel posto in cui la storia d'amore con il suo compagno ha avuto inizio, e quindi pensava di dover vivere dei momenti rilassanti. Ma invece, all'inizio, la vacanza si è rivelata un dramma, dato che le valigie di Federica e di Marco non sono arrivate assieme a loro a destinazione, ma bensì dopo solo un giorno e mezzo. Il brutto momento passato dalla conduttrice e da suo marito. Questo ha costretto la Panicucci ad andare girando con gli abiti che aveva nel momento della partenza, per poi chiedere all'hotel una maglietta che le è stata gentilmente data per poterla indossare dopo essersi rinfrescata. Federica e Marco sono atterrati alle 10 di mattina, mentre le loro valigie sono arrivate soltanto alle 2 di pomeriggio del giorno dopo, creando molti disagi e rovinando l'inizio delle vacanze della donna. Fortunatamente dopo questo episodio le vacanze sono andate per il meglio e la conduttrice ha affermato che non sarà in televisione prima del previsto, come invece avevano annunciato alcuni rumors. Molto probabilmente, la Panicucci sarà impegnata a seguire da vicino le prossime elezioni elettorali che si terranno a settembre e che grazie al suo programma avrà modo di monitorizzare e di capire quale partito e soprattutto quale premier gli italiani voteranno nelle prossime votazioni. Al momento, prima dei suoi impegni, Federica si sta dedicando al relax e alla famiglia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.